Mariah Carey scherza sul playback, flop a Capodanno. Mariah Carey scherza sul playback, flop di Capodanno. La diva sembra non voler dar peso all'incidente che la notte del 31 dicembre l'ha portata a rivelare al suo pubblico ed in diretta nazionale che non si stava esibendo live come tutti pensavano facesse. La cantante infatti non ha assolutamente tentato di dissimulare i problemi tecnici che aveva nel sentire la base, ed abbassando il microfono continuando a ripetere "Non sento nulla", fin dalla seconda canzone in programma dopo quella di apertura, il classico natalizio Auld Lang Syne. Un vero e proprio incubo per qualsiasi performer e l'emittente, ma non per Mariah Carey che senza scomporsi minimamente il giorno dopo ha twittato: "Sono cose che succedono. Auguro a tutti un anno felice e di salute. Continuerò a fare notizia nel 2017. E se l'inizio è questo non vi è da fare altro che prenderla sul serio in tal senso. Mariah è una delle poche dive per eccellenza rimaste nello showbiz, sia nei modi, sia nell'atteggiamento. Ben pochi altri artisti sarebbero stati in grado di metabolizzare la figuraccia che la stessa ha fatto a Capodanno con questa nonchalance. Soprattutto in un contesto come questo, un concerto di diverse star internazionali. La sua portavoce ha poi tentato di minimizzare il fatto che la donna abbia lasciato il palco senza nemmeno concludere l'esibizione, sottolineando come Mariah Carey, da professionista quale è, sia salita comunque sul palco nonostante delle condizioni non ottimali a livello tecnico. Di sicuro ciò che è successo a Capodanno difficilmente verrà dimenticato tanto presto.